E la donna che voglio raccontarvi adesso, dietro la sua ironia incontenibile, nasconde una velata malinconia. È una donna che ha vissuto tante vite, tante realtà, un quartiere popolare, il successo nel mondo dello spettacolo e poi un arresto proprio quando la sua carriera stava decollando. La solitudine, la maternità, il palco, ma poi anche una sua grande rivincita. Nadia Rinaldi, vengo da te. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Benvenuta Nadia. Grazie. Guarda, neanche farlo apposta, sono pandan con la tua poltrona. Con la tua poltrona, con la tua poltrona. Allora, attenzione perché Nadia a un certo punto ha deciso di raccontarsi tutto, cadute, risalite, sempre in uno spettacolo teatrale, senza santi in paradiso. Che già il titolo è tutto un programma, insomma. Ma si capisce bene. Si capisce, sì. Per arrivare però ad oggi dobbiamo fare un passo indietro. Certo. Prima ti ho chiesto, ma perché parli così tanto di questo quartiere popolare dove sei cresciuta, no? Di questa famiglia che aveva capito che era un contesto molto popolare e a quel punto ha fatto sacrifici per mandarti in una scuola privata dalle suore, perché dovevi essere ben educata, dovevi frequentare persone per bene, non ti volevano per strada, sognando magari anche un futuro con un uomo borghese, perché no? E quindi tu praticamente recitavi la parte della ragazzina per bene educata dalle suorine, non ho capito, no, Nadia. Ma io lo racconto nello spettacolo perché inconsapevolmente da bambina in qualche modo ero sdoppiata, inconsapevolmente recitavo il ruolo, perché io abitavo in un quartiere popolare che fino a un certo punto non lo sapevo, pensavo fosse un quartiere residenziale dove c'era questo cortile, però i ragazzini insomma erano abbastanza, diciamo, belli svegli, ecco. E le bambine? E le bambine anche le bambine, eravamo tutti maschiacci, diciamo, insomma. E però io andavo a scuola dalle suore ed era un altro contesto, già la differenza del grembiule, perché le scuole comunali erano col grembiule bianco, il fioccone celeste, tutto inamidato, mentre io avevo una divisa tipo barbiere con la bottonatura alla russa, diceva mamma, col nome e cognome scritto col mezzo punto fatto da zia Vittoria che ricamava, quindi coi codini, coi scarpetti, coi buchetti, i calzini tutti ricamati. Quindi io la mattina a scuola frequentavo appunto un ambiente molto anche decoroso, una certa utenza di famiglie molto benestanti, però poi all'una uscivo e tornavo al quartiere mio. E là i ragazzini, insomma, un po' paraculetti, erano belli sveglie, ma io pur di accaparrarmi la loro amicizia, perché poi magari tra loro c'era anche quello che ti piaceva, certo. Volevo in qualche modo, anche perché ci avrei dovuto passare gran parte del pomeriggio, e quindi io portavo tutti i giocattoli, portavo pur di accaparrarmi la loro amicizia, solo che il gioco preferito poi era il nascondino. Stranamente chi si doveva accecare e fare la conta ero sempre io, quindi mi facevano poggiare i giocattoli da una parte, Nadia tu fai la conta, io contavo uno, due, tre, non guardare, non guardo, non guardare, non guardo, tana libera tutti, non c'era nessuno, quindi li cercavo, erano spariti, però erano spariti pure i giocattoli. Ti rubavano anche i giocattoli. Però papà mi diceva, no, non ti preoccupare, magari tu ce n'hai più degli altri, lo so, più bisognosi, che ti importa? L'importante è che sono simpatici. Dico, sì, sono simpatici, però c'hanno le mani lunghe sti ragazzi. Senti, mentre tutti si innamoravano, insomma, degli attori che vedevano nei film, al cinema, tu a un certo punto, a 11 anni, ti innamori pazzamente di una persona, di un grande attore, e dirai, professionalmente mi fidanzerò con lui. Guardate chi è. Ah sì? Gigi! Tanti auguri, vengo subito! Gigi! Un goccio di vino, evviva gli sposi! Grazie! Buon Capodanno! Tanti auguri, signora! Tanti Gigi! Auguri! Ah, che è stato. Ma non mi vuoi più bene! Gigi! Perché non ti voglio più bene?
Perché? Mi trascuri. Ma come mi chiami Gigi? Con quante G mi chiami Gigi? E che ne so, saranno 3-4, perché sono troppe. Ma sono troppe, sì, non si dice sono troppe G. Gigi così alla romana è un po' volgare, è un po'. E come devo dire? Ci rimproverano sempre, devi dire, io mi chiamo Gigi. Come? Gigi, con una G sola. A rifarlo un po'? Lo faccio. Gigi. Ma io non riconosco più se parla così. Ma vedi bambola, io devo parlare così perché voi siete una ben esigua platea, invece io mi rivolgo ad una platea ben più vasta, a tutto attraverso l'etere, no? Anche a quelli di Casal di Sopra. Per esempio, quelli parlano perfettamente l'italiano e pretendono che anch'io parli perfettamente. Tu ci fosti mai a Casal di Sopra? Non ci fui mai. E vace. Volevi fare l'attrice, volevi fare la sua scuola. Sì. E non fu così immediato. No, però con papà andai a Piazza Mancini e andammo a vedere a Megli Occhi Please, nel tendone, perché lo fece in questo grande tendone, e rimasi incantata, proprio incantata. E poi ho continuato a seguirlo nei vari programmi, poi con la scuola si organizzava per il teatro, ma tu sai che i posti sempre... in fondo, quindi quando correvo alla fine dello spettacolo per andare a salutarlo, vedevo la sua sub che andava via e non riuscivo a salutarlo, e vedevo Loretta, che non c'è più neanche lei, la sua costumista personale per tanti anni, che portava le sue camicie tutte sudate. Io dico, ti prego fermati, mi prendevo le camicie di Proietti con la quale aveva appena finito lo spettacolo, tutte zuppe di sudore, facevo almeno il suo sudore che mi deve rimanere addosso. E l'ho inseguito per tanti anni, perché poi quando venni a sapere che lui aveva la scuola, vidi uno spettacolo che era il Cyrano di Bergerac con tutti i suoi allievi, poi un programma televisivo che era Attore Amore Mio, dove c'erano la Ganà, la Cruciani, Vermeuler, insomma tutti i grandi. E in qualche modo mi sentivo di avere qualcosa in comune con gli allievi della sua scuola. Quindi... Fai il provino, e quel provino tu porti da casa che cosa? Allora, io faccio questo provino che erano le mosche di Sartre, Elettra, e la didascalia diceva appunto che lei era un personaggio demoniaco che andava ai piedi della statua di Giove buttando l'immondizia. E io la mondezza me la sono portata da casa. Vera, bucce di banana, bucce di patate, una rosetta secca, tosta, pure bella dura. Cioè. E quel giorno mi è capitato Gigi davanti alla commissione, e io le prove a casa le avevo fatte per capire di avere un punto fisso di riferimento. Ho detto, se Proietti mi vede, mi prende, ero sicura di questo, però se non mi prende, quantomeno si dovrà ricordare di me. E ho... quale miglior statua di Giove potevo avere io in quel momento, quindi si è trovata al momento giusto, al posto giusto, e io ho tirato la busta di monnezza in faccia. Oggi non l'avrei mai fatto, però per accaparrarmi quel posto tra i 20 allievi ero disperata, e volevo, anche perché mio padre voleva che io andassi a fare la segretaria in un concessionario di macchine usate, Trendicon. Cioè mi sono proprio aggrappata al suo polpaccio quando mi ha detto togli, vieni a togliere tutta sta mondezza. Dico, guarda Gigi, mio padre vuole che vada a fare la segretaria dentro uno che ha una concessionaria di macchine usate, ma me ci vedi a me? Ti prego, mi devi prendere, perché sennò io mi ammazzo e ti vengo a tirare i piedi mentre dormi tutte le notti. Se non mi vuoi avere sulla coscienza, mi devi prendere nella tua scuola. Va bene, stai dentro la scuola, va bene. Ma non solo per questo. No, aveva certo. Capito che eri brava. Sì. E allora a quel punto cominci a lavorare con tanti personaggi amatissimi, Sordi, Manfredi, Banfi, la Carrà. Vediamo un po' cosa è venuto fuori dalle Teche Rai. Che poi ci avete tutto, io vedo. Ci proviamo. No. Guarda chi ti ho portato, la nostra deliziosa vicina di casa. Piacere. Lei sa aggiustare il gas, non no. Chi me l'avrebbe mai detto che sarei entrata così presto in casa dei vicini? Che bello. Tanto qua c'entrano tutti, porci e cani. Dottore, ma che fa? Rammendo. E rammendo sempre la notte, per non andare in giro con i calzini bucati. E tu invece che fai la notte, vestita così? Io sono stata a Velletri, a una gara di flamenco. Ah, vedi? E com'è andata? Bene, io e Attilio siamo arrivati terzi. Il maestro De Vita che mi aspetta. Il maestro De Vita che ti aspetta, sì, ma dopo la pubblicità. Vedi quel cartello che tiene Ciro? Pubblicità.
Nadia, se fosse un vizio. Possiamo dire un nome noi per no, no, dopo, un aspetta. Vizio. Se fosse un vizio. Un vizio? Ti piace il goccetto, eh? Eccola! Un burino arricchito con una moglie buzzicona come Nadia. E siamo due burini che arrivano nella splendida cornice dell'Hotel Palace di St. Moritz per fare una vacanza elegante. Diciamo che Cristo è stato il secondo mentore della mia vita, è la seconda persona che mi ha dato la possibilità di affrontare questo mestiere, mi ha tuffato in un mondo meraviglioso che io appunto dal quartiere popolare sognavo vedendo soltanto determinati personaggi, li vedevo e ci sono cresciuta con la televisione, ma li devo sempre comunque ringraziare perché quello che loro facevano si è trasformato nella mia passione che ho coltivato ed è diventata la mia professione. E Cristian, ne approfitto perché domani è il suo compleanno, per fargli tanti tanti auguri e lo porto sempre nel cuore. Eh sì, perché lui ti vuole come protagonista del suo primo film da regista, Faccione, film sì. Che ti fece poi conoscere al grande pubblico. E proprio nel 1994, quando comincia a decollare la tua carriera, il tuo papà piano piano viene a mancare. Viene a mancare, sì, con una malattia fulminante e in 7 mesi, diciamo, sono stati dolorosi per lui, soprattutto per noi, anche perché io ero distante, ero a Milano a fare I Giganti della Montagna con Streller, quindi come potevo prendevo l'aereo, tornavo a Roma e non diciamo è stato... Diciamo che in quel periodo però lui viene a mancare, la tua popolarità aumenta, si cominciano a frequentare delle persone lontane ma allo stesso tempo tu rendi vicini a te. Comincia ad essere un po' più fragile? Ma la... E ti concedi a qualche vizio? Allora, la mancanza di un papà penso che per ogni figlia femmina sia il crollo del principe azzurro che prende questo cavallo e se ne va. E se n'è andato troppo presto. Questo ancora oggi è una cosa che mi fa stare tanto male perché è andato via alla stessa età che io oggi, a 56 anni. Quindi era giovanissimo. Poteva vedere tantissime altre cose e soprattutto, come dico anche nel mio spettacolo, non tante, non tutte, ma soprattutto gli unici 2 bei film che io ho fatto nella mia vita, che sono i miei figli, e non ho avuto il modo di poterli conoscere, solo per quello. E sicuramente ho vissuto proprio il senso dell'abbandono, ho sentito proprio la roccia che non c'era più sulla quale mi sono poggiata, la persona che io poi ero una papona, qualunque cosa dicevo che mi importa, tanto c'è papà, che mi importa, tanto c'è papà, mi sono proprio, quando ho realizzato che papà non c'era più, sono crollata e la mia fragilità sicuramente ha preso il sopravvento. Io non ho fatto cattive frequentazioni perché io sono cresciuta sempre con quello che diceva lui, fatela sempre con quelli meglio di te, più intelligenti di te, mai al di sotto, perché puoi solo crescere e acquisire personalità. È normale, frequentando cene, frequentando persone, non è che vai a chiedere a tutti i documenti o se hanno avuto a che fare. In un momento di fragilità sicuramente ho avuto anch'io la curiosità. Non mi sono avvicinata al vizio perché non sono stata una viziosa, sono stata curiosa. È durata poco quella curiosità perché stiamo parlando del momento della droga. Sì, ci sono rimasta messa in mezzo in un batter d'ali, quindi hanno lasciato in casa mia una busta dove io pensavo ci fossero una scatola di scarpe, un maglione, dovevo andare a fare un servizio fotografico, invece poi mi sono ritrovata alle forze dell'ordine che mi hanno detto tu in casa hai una, dico sì, hanno lasciato, devono venire a riprenderla. Tant'è che l'ho consegnata e invece poi hanno aperto la scatola e hanno trovato una sostanza con un certo quantitativo che non è quello che poi scrissero sui giornali. Comunque io mi sono presa le mie responsabilità, ho fatto un rito abbreviato perché giustamente... Ti hanno arrestata? Sì. La procedura quella era. Ma io tutto pensavo, in abito da sera, quindi tutto pensavo di passare da quelle parti nella mia vita perché ero ritornata 3 giorni prima da Budapest dove avevo finito di girare Il Fantasma dell'Opera con Dario Argento. Quindi,
E mi sono ritrovata in questa situazione dove sapevo che ne sarei uscita quanto prima, perché non pensavo alla gravità, perché ho detto io non ho fatto niente di male, non sono responsabile. Poi le persone responsabili sono state prese, hanno dichiarato che ero all'oscuro di tutto. Però... E tua mamma? Allora, questa è una cosa più dolorosa forse, il dolore che ha provato la mia famiglia, che di conseguenza... Chi gliel'ha detto la tua mamma? Gliel'avete detto voi in televisione. Però siccome di ognuno di noi c'è un coccodrillo già pronto e preparato, mia madre faceva le faccende in casa e accendendo la televisione si parlava di Nadia Rinaldi al passato, mandando filmati miei, aveva fatto... E una mamma vede le immagini, sente parlare della figlia al passato, pensa alla cosa più orrenda che possa essergli successa. Quindi, insomma, il dolore, io sono, diciamo, ho una soglia molto alta del dolore, ho sopportato sapendo che prima o poi la verità sarebbe uscita fuori. Il dolore più grande è stato quello che io ho provocato alla mia famiglia, che ho provocato al pubblico, che pensava che l'avessi ingannato, che avessero visto di me una parte sdoppiata che non mi appartenesse. Quando... Ti hanno più fatto lavorare, Nadia, dopo quell'episodio? Perché poi ci sono stati titoli, certo, ci sono stati dal cinema al carcere, devo dire che io ho ripreso subito, io non sono, cioè la luce si spegne, ma io ho subito la torcia per riavere luce intorno a me, in questo proprio. Perché quegli articoli erano molto pesanti. Mi faccio l'applauso da sola per la forza. Fatemi rivedere in onda, grazie. Bella questa cosa, subito la torcia. Sì, sì, sì. E qual è stata la tua torcia? La mia torcia è di tornare subito in teatro, subito. E dove ho conosciuto poi il papà di Riccardo, perché faceva la regia, è stata un'attrazione, diciamo, fisica, però subito dopo è stato concepito Riccardo. Quindi... Ma Riccardo, scusa, tuo figlio che è un bravissimo attore. Sì. Io guardavo la serie Baby, E poi mi ricordo, parlando con un'altra mia amica, Nicoletta Romano, ho fatto, ma hai visto? E dico, che bravo quel ragazzo, si chiama Riccardo, Mandolini. E lei fa, Mandolini, Caterina, ma sei figlio di chi? E dico, no, Nico, di chi? Di Nadia Rinaldi. Quanto sei orgogliosa di lui? Tantissimo, perché, e ci tengo a dirlo, perché lui... aveva compiuto appena 18 anni, mentre io ero, lo diciamo, anche stavo in Honduras a fare un reality, stavamo appunto all'isola, venne chiamato per fare questi provini e mi diceva, mamma, io voglio fare il tronista, mi diceva, non per carità, non mi parlate tronisti, ma sono io, perché non... E quando sono tornata invece dall'Honduras, dice, mamma, sono stato preso. Dico, dove? Vado a fare il tronista. Ma tu sei pazzo, io sono litigato fino adesso con quei tronisti. Ah, perché tu stai all'isola dei massacrate sull'isola, i tronisti. E dice, no, mamma, è uno scherzo. Però ho superato 8 provine, ho fatto. Dico, per cosa? Per una serie. Io, che particina devi fare? Amore. Dice, no, mamma, sarò il protagonista di questa serie, però non ho mai detto di essere tuo figlio, perché volevo che fosse proprio, che fossero certi che il ruolo era giusto per me quando me lo hanno affidato. E quindi devo dire che sono molto orgogliosa io di questo, sono tanto orgogliosa. Lo vediamo, Riccardo. Un'anima molto fragile. Un animo molto fragile anche il suo.
Ti spaventa questa cosa, Nadia? Beh, sì, perché insomma, quello che vediamo insomma in giro, poi un figlio, cioè io ho pure la femmina dei 16 anni con gli ormoni che Francesca in questo periodo cominciano a svegliarsi, le farfalle nello stomaco, quindi sta dietro a una, sta dietro all'altra. Tu sei una mamma single? Sono una mamma single, devo dire che con il papà di Riccardo ho un bellissimo rapporto e quindi siamo sempre molto vigili e presenti. Sto cercando di recuperare anche il rapporto con il papà di Francesca, perché è stato sempre molto distante nonostante la separazione, però io sono una pacifista, non voglio entrare in guerra con nessuno, ci possono stare rancori, possono stare disappunti, però anche dopo la separazione non si finisce mai di essere genitori e poi certo. Non posso essere rancorosa più di tanto perché mi ha lasciato un fiore meraviglioso che si chiama Francesca Romana, quindi si perdona tutto in quel caso. Sono sicura che saranno lì in prima fila ad applaudirti sempre. Al tuo spettacolo sempre, teatrale. Sempre, perché io mi racconto, ho sempre detto la verità, quindi era una verità che aveva soltanto questo macigno dentro che per 25 anni ho tenuto nascosto, e, però prima di parlarne con il pubblico tutte le sere ho raccolto i miei figli intorno a me e ho detto a mamma è successo anche questo ed è giusto che voi lo sappiate da me e non da Wikipedia che dice cose che non so vere o magari per sentito dire o magari riportato come pettegolezzo, come pregiudizio. La verità è quella che racconta mamma e ha il coraggio di dirla al pubblico che l'ha sempre sostenuta. Appena torni a Roma voglio venire. Certo che devi venire. Grazie Nadia. Grazie a voi. Senza santi in paradiso. Però ce l'ho, perché mi hanno sempre dato la forza con le luce di tirarmi il sole, ce l'ho. Infatti le vedo disegnate. E voglio ringraziare Claudio Insegno, che ha curato la regia in punta di piedi, con la sua fragilità, anche lui un animo molto fragile, è riuscito a portarmi in scena e a far raccontare questa parte della mia vita che ho tenuto dentro, soppressa per tanto tempo. Ed grazie, era giusto Nadia. Che la condividessi con tutti quanti.